Quando prenoti il tuo viaggio, affidati a Blue Coral Vacanze. Entra nel colorato mondo Blue Coral Vacanze. Crea con noi la tua vacanza ideale. Blue Coral Vacanze, in corso Vittorio Emanuele 160-160. Oggi è una giornata importante per la città di Sciacca, perché sono state avviate le vaccinazioni presso l'hub di Contrada Perriera. Siamo con Salvatore Occhipinto e con Mirella Garone, che sono due infermieri impegnati in questa attività. Salvatore Occhipinto, che ormai da più di un anno, da quando è iniziata la pandemia, è in prima linea, prima con i tamponi e poi con i vaccini. Cosa significa per Sciacca e per il territorio avere questo hub? Significa tantissimo, perché dopo un anno di sofferenza passate alla somministrazione dei tamponi, quindi positivi, e zona rossa, zona gialla, finalmente questo hub rappresenta una grossa opportunità per tutti i cittadini di Sciacca e dell'Hinterland per poter arrivare presto alla immunità di gregge. Mirella Garone, voi che spesso siete andati anche nelle case delle persone per svolgere la vostra attività, per i tamponi, per fare gli accertamenti, ecco, alla luce della situazione di oggi, si può dire che veramente siamo a un passo dall'uscita dal tunnel? Diciamo proprio a un passo no, però un po' di più sicurezza adesso si può anche avere, perché con i vaccini la situazione cambia. Qual è la raccomandazione che comunque rivolgete sempre alla gente? Perché ancora, dicevamo, a un passo, proprio per sottolineare che la partita non è ancora vinta del tutto. Le raccomandazioni sono che anche se vaccinati bisogna usare tutte le precauzioni, quindi tutti i presidi, la distanza, le mascherine, perché ancora, anche se siamo ad un passo, non siamo arrivati alla fine del percorso. Ecco, ma qual è l'attività organizzativa dell'hub vaccinale di Sciacca? Quali sono i numeri ai quali si può arrivare? Ne abbiamo parlato con il dottore Umberto Indelicato Oliva, che è il responsabile delle vaccinazioni a Sciacca per l'ASP di Agrigento. Dottore Indelicato Oliva, cosa cambia adesso nella nuova sede, cioè l'hub vaccinale di Contrada Perriera, rispetto alle precedenti? Beh, cambierà sicuramente la potenzialità dei soggetti che possiamo vaccinare. Abbiamo dimostrato pochi giorni fa di avere una grande professionalità e una grande capacità di accoglienza. Adesso la struttura, che è molto più ampia, sia come punti di triage da parte dei medici che anche come sedie vaccinali, quindi postazioni vaccinali che sono 7, adesso qua noi potenzialmente potremo fare molto di più. Non sono in condizione di dare nessuna informazione adesso, perché stiamo testando distanze, spazi, accompagnamento dei soggetti al punto di vaccinazione, al punto di triage e alla dimissione. Però le potenzialità sono eccellenti. Il posto è accogliente, abbiamo il personale per poter lavorare. Se abbiamo i vaccini, me l'auguro nei prossimi giorni, con dotazioni abbondanti, così come la pubblicità ci informa, noi sicuramente saremo in grado di dimostrare la nostra forza. Al momento chi può venire a vaccinarsi qui nell'hub di Contrada Perriera? Chi può venire? Allora, soltanto i prenotati. Il limite è imposto dalla mancanza di vaccini, che purtroppo ogni tanto viviamo come situazione di angoscia, devo dire la verità, perché le persone si vogliono sicuramente vaccinare. Anche il fatto di aggiungere il Green Pass, che sarebbe il passaporto delle idoneità per poter circolare come vaccinati, questo invita le persone a vaccinarsi. Ci sono tanti sistemi, dai fragili, vulnerabili, eccetera. Il portale di Sciacca non è ancora disponibile perché manca questa certezza, mancano i vaccini. Una volta che noi riceveremo le dosi necessarie e sufficienti, la nostra accoglienza sicuramente sarà dimostrata al 100%. Dalle informazioni che voi avete assunto anche con la sede centrale dell'ASP e l'ASP a sua volta con la Regione, questo problema si dovrebbe risolvere nell'arco di pochi giorni? Ma io non voglio fare previsioni, perché vivo alla giornata, l'esperienza di 5 mesi di vaccinazione me lo insegna. Diciamo che quando ci hanno dato a piene mani i vaccini abbiamo fatto tantissimo, anche in tempi più rapidi rispetto alla previsione. Adesso noi dovremmo avere una dotazione e una certezza dal 24, 25, 26 in poi, però
mi consentitemi l'incognita perché non dipende da me, sono cose che si aggiornano di minuto in minuto. La Regione, quando ha annunciato l'apertura del lab di Sciacca, ha indicato come obiettivo quello di 700 vaccinazioni al giorno. A suo parere, viste le condizioni anche logistiche, si potrebbe pure superare questo? Sono certissimo di questo, sono certissimo. Considerate che siamo stati in condizione di vaccinare 1000 persone in due tornate di open day e sicuramente in ambienti angusti e con personale ridotto abbiamo dimostrato di fare tanto. Qua abbiamo tutto per poter fare di più, sicuramente. Sappiamo che c'è una novità positiva, una bella notizia che riguarda il vaccino Johnson & Johnson. Sì, la monosomministrazione a richiesta con le stesse caratteristiche dell'AstraZeneca, quindi sicuramente un vaccino maneggevole, tollerabile, che comunque consente alle persone con l'unica somministrazione di uscire direttamente dalla sede vaccinale richiedendo il Green Pass ed essere libero per i 9 mesi che mi pare sia la scadenza data da questa liberatoria. Ecco. E questo sarà disponibile già da domani? Sì, aspettiamo conferme, dovremmo avere 100 dosi disponibili da domani.